Ciao ragazzi, eccoci qui in un video veramente lampo perché ho appena letto su internet la notizia che è finalmente uscita la versione roadster della Pagani Huayra e vi farò vedere qui appunto le immagini. Come potete vedere l'auto non è stata rivisitata più di tanto, la scocca è sempre quella. Più che altro si notano dei dettagli provenienti dalla Pagani Huayra BC, come il frontale. Infatti ha questi LED qui sul paraurti che somigliano molto a quelli della Huayra BC. Chiaramente è sprovvista di tetto, beh, ma è una cosa scontata. Nuovo set di cerchioni, sembrano molto quelli del pacchetto Tempesta, che è un pacchetto aerodinamico che utilizza di recente la Pagani. Inoltre nella parte posteriore, quella che copre il motore, si notano queste branchie sui lati, su queste due sporgenze, diciamo, dove al centro c'è il vetro che mostra le scritte del motore AMG. Poi una cosa molto interessante che è stata rivisitata sono due dettagli molto che sfuggono all'occhio, ma se si notano sono molto belli e sono sopra le luci ai fanali posteriori, sono queste due pinnette aerodinamiche che sicuramente hanno diminuito il coefficiente aerodinamicità. Allora, adesso passiamo alle prestazioni velocemente. Il motore è il classico V12 6000 di cilindrata proveniente da AMG. L'auto pesa circa 1200 kg se stiamo al peso della BC. Sicuramente avrà qualche chilo in più per il fatto del telaio irrigidito dato che è roadster. È un biturbo, chiaramente motore, tornando al fatto motore. E c'è nuovo utilizzo della fibra di carbonio che è 50% più leggera e 20% più rigido. Non si sanno ancora i dati della velocità massima dell'accelerazione, ma sicuramente non si distaccheranno molto dalla Huayra normale. E c'è da dire una cosa molto importante, che sarà un'edizione molto rara e limitata, infatti verrà prodotta in solo 100 esemplari. Se il video vi è piaciuto, per quanto è corto e semplice, mettete un like, commentate e chiaramente iscrivetevi per altri contenuti. Alla prossima!